Prima Radio. The Color Inside in questo venerdì 23 febbraio, diciamo che ci sono pochi colori all'esterno, c'è il grigio che domina su tutto, però noi invece vogliamo parlare di verde inteso come energie rinnovabili. Lo facciamo con alcuni amici che sono venuti a trovarci, i ragazzi di Green Experience di Cinisi, in particolar modo quest'oggi ne parliamo con Giuseppe Verducci. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. E allora partiamo subito dalla presentazione della tua azienda. Cos'è Green Experience, di cosa vi occupate, anche se già ho accennato un okay. po' il tutto. Giacomo, la nostra azienda è un'azienda che si occupa di energie rinnovabili, quindi di fotovoltaico, solare termico, eolico e di tutto quello che può riguardare l'efficientamento energetico. Noi siamo nati appunto con l'intento di far sì che queste tecnologie diventino sempre più diffuse tra le persone, quindi sì. che di queste energie se ne cominci a parlare effettivamente per come se ne deve parlare, quindi di una cosa bella e buona. Sicuramente. Tra l'altro negli ultimi anni si fa un gran parlare proprio di energie rinnovabili, abbandonate. Il petrolio, carbone, eccetera, eccetera, il nucleare, e utilizzare sempre più il sole, il vento, eccetera, eccetera. Però spesso si ha l'impressione che sia difficile poter usufruire di tutti questi nuovi strumenti per produrre energia. Sì, questo è quello che effettivamente arriva alla fine alle persone che si avvicinano a questo mondo. Ecco perché noi abbiamo avuto l'idea, nell'epoca della conoscenza diffusa, di aprire uno showroom, lo inaugureremo domenica a Cinisi, e in questo showroom permetteremo alle persone di fare un'esperienza vera, reale, tangibile di quello che significa produrre energia attraverso le fonti rinnovabili, quindi col sole e col vento. Quindi uno showroom che alla fine diventa un vero e proprio laboratorio per testare, vedere proprio di persona cosa, sì. come si produce. Proprio questo, infatti lì ogni persona potrà vedere quello che effettivamente significa un impianto fotovoltaico, togliendo di mezzo quelle che sono le mistificazioni su questo mondo, sì. per fargli capire effettivamente come sia semplice, bello, pulito e rinnovabile. Non solo fotovoltaico ma anche solare termico. Sì, giusto? Solare termico è quel sistema che permette di produrre acqua calda oggi attraverso il sole. Ne esistono di diversi tipi, però in questo momento questo mercato sta subendo un grossissimo sviluppo grazie anche agli incentivi dello Stato, che attraverso il GSE permette di risparmiare il 65% in maniera immediata, quindi di sconto reale sul valore dell'impianto, perché il GSE permette agli installatori di incassare direttamente questa somma, quindi il cliente finale pagherebbe soltanto il delta, quindi il 35% del okay. valore dell'impianto. Quindi fino a qualche tempo fa uno faceva tutta la procedura per avere questo rimborso, diciamo, sì. questa sorta di incentivo, di contributo, e poteva ricevere i soldi dal GSE. Adesso invece li passa direttamente all'installatore? Bravissimo, il GSE paga direttamente l'installatore, così che il cliente non si trovi ad aspettare un paio di anni come era prima per incassare sì. i soldi dal GSE, ma in realtà li incassa subito perché non paga il valore del bene. Questo per quanto riguarda i privati, invece per le aziende ci saranno altri strumenti, altri incentivi? Guarda, per le aziende ci sono delle cose molto molto belle. Questa è stata un'altra lacuna del nostro mercato, cioè non diffondere quelli che sono gli strumenti che la comunità europea, che la regione mette a servizio delle aziende. Esistono tantissimi, una miriade di bandi che permettono di ottenere fondi perduti per l'installazione di fonti di energie rinnovabili. Ad esempio ce n'è una in questo momento che permette il 75% a fondo perduto, e il nostro showroom diventerà anche sede di un ufficio di consulenza per le aziende, totalmente gratuita, che vogliono affacciarsi a questo mondo e capire se esistono dei bandi per poter attingere appunto a finanziamenti a fondo perduto. E come accennavo poc'anzi, la tua azienda, Giuseppe, ha pensato anche di diffondere questa cultura fra i più piccoli. Bravissimo Giacomo. Ecco, noi stiamo definendo, e il mese prossimo sarà operativo, un progetto che si chiama Energy School Day. Infatti noi andremo nelle scuole del territorio dove lì noi operiamo, quindi Cinisi, Terracini, Partinico, Carini, Capaci, a spiegare ai bambini e ai ragazzi che cosa sono le energie rinnovabili, ma non soltanto spiegarglielo un po' come una lezioncina, no, ma faremo vedere effettivamente come intorno a noi c'è energia e come questa energia può essere incanalata e trasformata in qualcosa per loro a portata di mano, quindi come si fa a ricaricare un tablet, un telefonino, soltanto sfruttando l'energia che abbiamo intorno. Ormai, scusa, prima di dirlo ai ragazzi, ormai dillo qua, come si fa? Esistono diversi sistemi, ci sono dei sistemi per la ricarica del cellulare, del telefonino, con dei micro
pannellini fotovoltaici. Okay. Ad esempio, una cosa molto carina che facciamo nei bambini della scuola elementare è con un semplicissimo voltimetro andiamo a testare i vari frutti, quindi sì, l'arancia, il limone, frutti comunque abbastanza acidi, e facciamo vedere che ogni frutto ha un potenziale energetico. E quindi quando si parla di biomassa, quindi di sì, consumare l'energia, trasformarla, si parla appunto di questo, di sfruttare l'energia che è intorno a noi per renderla qualcosa di fruibile. Ecco, quindi già da queste parole capite benissimo la preparazione, la conoscenza di Giuseppe a proposito di energie, quindi anche come poterle recuperare da fonti che apparentemente sembrano prive di energia. Lo ricordiamo, domenica si inaugura questo showroom, diamo pure qualche riferimento sugli indirizzi così. Ok, lo showroom si trova in Corso Umberto a Cinisi al numero 405. L'inaugurazione inizierà alle 20:30, quindi chiunque verrà sarà ben accetto. Durante l'inaugurazione omaggeremo anche un piccolo regalo a tutti coloro che ne parteciperanno, appunto per continuare a diffondere la nostra mentalità. Perfetto, grazie Giuseppe, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, Giacomo.